Ciao a tutti amici di extremoleader.com, sono Ivan e vediamo adesso al buio il Myonix Avior 8200. Nei 5 profili configurabili abbiamo impostato alcune configurazioni di colori per quanto riguarda i LED e dei giochi di luce che sono disponibili dai driver. Vediamo il primo, abbiamo i LED completamente accesi, una retroilluminazione di scroll e logo Myonix giallo in questo caso, non so quanto si può apprezzare dalla videocamera. Secondo è una modalità pulsante con color switching, i LED cambiano piano piano di colore, anche qui purtroppo la videocamera falsa un pochino i colori, ma qualcosa si dovrebbe tuttavia riuscire ad apprezzare soprattutto tra il blu e il bianco e il verde. E poi presente un'altra modalità di blink più veloce, intramezzato da delle pause. Ecco, qui abbiamo cambiato nuovamente i colori con altri colori personalizzabili, sono 16,8 milioni di colori, e una modalità pulsante molto più lenta, anche qua abbiamo utilizzato il verde, più classica diciamo per quanto riguarda i LED sulle periferiche da gaming. Infine, nel quinto profilo abbiamo mostrato come è possibile in questo caso accendere unicamente lo scroll, ma ovviamente simmetricamente potremmo semplicemente accendere il logo Myonix nella parte inferiore. Per quanto riguarda il Myonix Avior 8200, questo è tutto. Continuate a seguirci sul nostro portale. Un saluto da parte dello staff.